Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Cucina col Pazzo. Oggi facciamo lo strudel di maiale con mele al marsala. Ecco gli ingredienti: cipolla fresca, pancetta affumicata, lonza di maiale, pancetta dolce, latte, sale, uovo, timo, farina, acqua, olio d'oliva, burro, zucchero, mela, marsala. Eccoci, per prima cosa andiamo a prendere la nostra cipolla fresca, 100 grammi, e la andiamo a tritare finemente e dopo la andremo a mettere in padella con un goccio d'olio. Non mi frega niente. Ti dirò che vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere dei guai, proprio come non ho fatto mai, e pensare che domani starà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare fermo e vivere e sorridere. Ho messo via un po' d'amore, dicono, così si fa. Ne ho messo via altri cartoni ed oggi ti ritrovo già. Ti sto facendo un po' di posto e che mi aspetto che mi fa. Che un posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via la cipolla, la pane e la padella. L'ho messa nella padella e ora ci metto l'olio. Poi, dopo che abbiamo preparato la nostra cipolla, prendiamo, io ho preso un po' di pancetta dolce, già quella a cubettini, e poi ci mettiamo anche un pochino di pancetta affumicata. Questa la faremo a cubetti, anche questa, o strisce come preferite. Il totale deve essere sui 100 grammi. Anche questa la facciamo cubetti. Potete fare anche più fini, come vi pare a voi. Dove, mi chiedi dove, e la uniamo insieme all'altra nostra pancetta. Poi prendiamo il maiale, 300 grammi, e anche questo lo andiamo a fare, lo potete fare a striscioline così, almeno viene più bellino anche quando tagliate, e faremo così tutte, le mettiamo in due piatti separati che le metteremo in due momenti diversi della cottura. Ecco, ora per prima cosa faremo rosolare la cipolla con l'olio. Facciamo rosolare bene e dopo andremo ad aggiungerci la pancetta. Ora che sta rosolando la nostra cipolla, andiamo a mettere la nostra pancetta. E facciamo rosolare bene anche la nostra pancetta. Appena la nostra pancetta sta iniziando a rosolare, andiamo ad aggiungere infine la lonza di maiale e la facciamo rosolare. Quando abbiamo messo anche la nostra lonza di maiale, andiamo a salare e ci mettiamo un po' del nostro timo. Quando è rosolata la nostra carne, la mettiamo, la trasferiamo in una ciotola e la facciamo raffreddare. Eccoci, ora andiamo a preparare la pasta da mettere sopra per il nostro strudel. Allora, per prima cosa prendiamo l'acqua,
che sono all'incirca 100 grammi. Ci mettiamo un pochino di sale e ce lo sciogliamo. Appena sciolto, aggiungiamo 15 grammi di olio. Mescoliamo. Poi un uovo, lo sbattiamo. E dopo lo uniremo al nostro acqua, sale e olio. La farina sono 250 grammi, la mettiamo in una ciotola, facciamo la fontanina e dopo ci andiamo a unire i nostri liquidi. Ecco, ora andiamo a unire la farina alla nostra acqua, olio e sale, tanto impastiamo. Nel mentre impastiamo aggiungiamo anche il nostro uovo. Impastiamo per bene. La nostra pasta è pronta, stendiamo un foglio di carta da forno con un po' di farina e allora andiamo a spianare la nostra pasta sul punto di lasciarti andare all'inferno della mente, quest'inferno che esiste veramente. E spessore 2-3 mm. La facciamo sulla carta da forno o potete usare anche un ceccio per il fatto che per arrotolarlo meglio. Quando la nostra pasta è spianata, andiamo a mettere al centro la nostra carne. Stendiamo bene così e andiamo con l'aiuto della nostra carta da forno ad avvolgere così e così. Se avanza un po' di qui al lato lo tagliate e chiudete a modino. Poi lo mettiamo in frigo 10-15 minuti, tanto si rassoda. Passato il nostro quarto d'ora, prendiamo un po' di latte e andiamo a spennellare il nostro strudel. Con l'aiuto di un pennello. Poi, con la pasta che vi è avanzata, se un po' di pasta vi è avanzata, potete fare o tipo spicchio di mela, o io ci ho fatto i cuoricini, e li andiamo a mettere sopra il nostro strudel. Tanto abbiamo acceso il nostro forno a 180 gradi per 20-25 minuti, se è un forno ventilato. Se non è ventilato, 200 gradi per 30 minuti. Tutti i nostri cuoricini, perché un mondo senza amore è come un cielo senza stelle o come un fiume senza acqua. Ecco il nostro strudel, ora andiamo a mettere nel forno. Ora che il nostro strudel è in forno, andiamo a preparare il contorno che serviremo con il nostro. Ora, tanto per prima cosa mondiamo una mela e la facciamo a spicchi non tanto grossi,
almeno ce n'è di più. E dopo andremo a mettere nello zucchero. Ecco, le nostre mele sono state tagliate. Ora prendiamo in un piatto circa 50 grammi di zucchero e andiamo a passarci le nostre mela. Le mettiamo nel piattino qui. Allora, eccoci sul gas, abbiamo preso 6 grammi di burro, lo facciamo sciogliere nella padella e dopo andremo a unire le nostre mele che sono state passate nello zucchero. Ecco, il nostro burro è sciolto, ora andiamo a unire le nostre mele e le facciamo rosolare. Quando le nostre mela stanno iniziando a dorare, aggiungiamo 30 g di marsala. Facciamo evaporare, ma non facciamolo ritirare del tutto. E poi dopo, quando sarà pronto il nostro strudel, le serviremo insieme al nostro strudel. Ed ecco a voi il mio strudel con maiale e mele al marsala.